Questo dagli al Gigino se l'aspettava dopo gli scontri del... Sì, no, me l'aspettavo già da prima. Avevo visto un'attenzione mediatica molto forte su di me, non sono nato ieri ed è il motivo per cui non ho voluto concentrare la vostra attenzione, ma non perché siete voi personalmente, per come si era caricata la cosa con la mia presenza alla manifestazione. Non oso immaginare quello che si sarebbe scatenato a livello non più nazionale, ma forse sarebbe dovuto intervenire anche l'Unione Europea se io avessi partecipato pacificamente insieme ai passeggini, insieme alle tamborre, insieme alle 10.000 persone pacifiche al corteo. Evidentemente si doveva costruire questa pagina, mi dispiace. Sono molto amareggiato perché quando vedo operazioni intellettualmente disoneste e politicamente ingiuste ne ho rammarico per la città, che non merita questo tipo di aggressione. Non è la questione del sindaco, noi stiamo talmente con la coscienza a posto in questa vicenda che vi assicuro è stata una delle più delicate che abbiamo dovuto trattare, ma non adesso mediaticamente, che io devo, insomma, come dire, rispondere alle giuste domande dei giornalisti. L'attività complicata è stata prima, perché si è arrivato anche a un punto in cui si poteva rompere una corda istituzionale che abbiamo tenuto tutti quanti tesa, ma che non si è mai rotta. Ecco perché spiacciono le polemiche ingiuste di questi giorni, dover sentire qualcuno che dice che ha difeso la democrazia, qualcun altro che è il sindaco responsabile della violenza, è tutta la colpa del sindaco, solamente persone in malafede lo possono ritenere. E noi siamo disponibili ovviamente in qualsiasi sede pubblica, popolare, mediatica, istituzionale, alla presenza anche di molti testimoni, perché chiaramente tutti i passi che ho fatto li ho fatti alla presenza di tanti testimoni di come il Comune di Napoli, con grande dignità, da una parte ha difeso la città dai fascismi di Salvini, da una parte si è schierato sempre per la non violenza, non ha mai detto che Salvini non aveva diritto di venire a Napoli o di fare le sue manifestazioni, non abbiamo legittimamente dato l'autorizzazione a un bene riconducibile al Comune, sono altri che ce l'hanno imposto. Fino al giorno prima abbiamo anche, per quello che può essere la nostra esperienza, dato delle indicazioni che avrebbero potuto sicuramente migliorare la situazione e abbassare il livello di tensione. Poi, voglio dire, è accaduto quello che, ahimè, purtroppo accade anche altre volte, e io credo che noi non possiamo rinunciare al dissenso politico, alle manifestazioni democratiche e al contrastare un razzista, uno xenofobo, un antinapoletano come Salvini, perché poi ci possono essere, su 10.000 ci può stare uno scontro di cui sono protagonisti 50, 60, 70, 10, 7, 3, 8, 100 persone. Questo è quello che accade da sempre nella storia del nostro paese. Invece siamo orgogliosi del fatto che abbiamo esattamente contestato le politiche profondamente razziste e provocatorie di Salvini, che ha scelto Napoli non a caso. Ecco perché poi alla fine, anche quando vedo tutta questa solidarietà a Salvini, mi fa un po' ragionare, che quando vedo che Renzi dice bene Salvini, viva Salvini, De Luca bene Salvini, viva Salvini, Bassolino bene Salvini, viva Salvini, Minniti e tutti gli altri, soprattutto su un'argomentazione che è falsa, perché bisogna dare diritto a ognuno di esprimersi. Noi qualcosa abbiamo detto come amministrazione? Abbiamo detto mai impedito a Salvini di venire a Napoli e di manifestare. Semmai non ce la sentiamo di dare un bene nella nostra disponibilità, perché? Perché Salvini esprime delle opinioni, virgola, che per me sono anche reato, virgola, ma indipendentemente da questo, sono riconducibili ad apologia del fascismo in alcuni casi, ma comunque sicuramente improntate al razzismo. Napoletani puzzano, Vesuvio pensaci tu, il sud deve scomparire, il problema non è Napoli ma sono i napoletani, andiamo a prendere casa per casa i popoli del sud del mondo e li cacciamo anche se con la violenza. Io mi preoccuperei, ve lo dico sinceramente,
se non ci fossero state 10.000 persone pacifiche che, nonostante il clima che si è creato, sono andate in piazza, e mi preoccuperei se il sindaco delle quattro giornate, prima città d'Europa che si è liberata con una rivolta di popolo dal nazifascismo, stesse in silenzio. Ma vediamo che cosa sta accadendo in Europa. Allora non ho capito, se uno contesta col dissenso quelle frasi che sono vergognose, antidemocratiche e anticostituzionali con i violenti, ma chi è? Chi fa questo sillogismo? Diffama. Diffama il sindaco, diffama l'amministrazione, ma soprattutto è un disonesto intellettualmente. E voglio anche un'altra frase che anche era stata costruita un po' ad arte. Il sindaco è con i centri sociali ed è contro Salvini. Abbiamo detto che perché il sindaco è contro Salvini. Ma è contro Salvini come? Andatevi a vedere tutte le mie dichiarazioni. Lo seppelliremo politicamente con l'ironia, con la musica, con la cultura, col sorriso. Certo, con la contestazione politica. Trovate una dichiarazione in cui il sindaco abbia detto una frase ambigua, nonostante il clima complicato, che ogni parola è stata sicuramente centellinata. Questo è il tema. I centri sociali. Ma se tu definisci i centri sociali zecche, quando sarò ministro li prenderò a manganellate. Io porto la mia esperienza di centri sociali, che per quelli che ho conosciuto io in questi anni, sono centri sociali che stanno facendo un lavoro di grande attivismo politico e di maturità politico-democratica nella nostra città. Mai in questi 5 anni e mezzo mi sono trovato di fronte ad atti di violenza. Poi se c'è violenza, questo sindaco, per la sua storia personale, da magistrato, è sempre contro la violenza. Sono contro la violenza fisica, e quindi solidarietà a tutti quelli che hanno subito violenza fisica, contro la violenza morale, contro la violenza psicologica, contro anche la violenza istituzionale. Sono contro tutte forme di violenza. Se qualcuno capisce, domani mi mette una maglietta, perché sennò non riesco veramente a capire. Chiudo solo su una cosa: centri sociali, da quello che ho visto in questi anni, hanno lavorato anzi per una grandissima attività di rigenerazione dal basso, di riqualificazione di luoghi abbandonati, di partecipazione popolare, anche di mediazione di conflitti, ed è l'attività che ha fatto il sindaco anche in quelle ore. Il momento cruciale, delicato, è stato quando c'è stato il fatto della mostra oltremare del giorno prima, è stato un passaggio importante. Aver evitato, anche grazie all'azione dell'amministrazione, lo sgombero militare, grazie anche alla sensibilità dei funzionari della questura, al lavoro che è stato fatto col prefetto e col questore, quello è stato un passaggio importante. Non oso immaginare che si sarebbe scatenato se 100 persone sarebbero state trascinate con i manganelli. E che succedeva? Quella è stata una grande mediazione. Poi la mostra d'oltremare, che per ragioni tecniche rescinde, revoca, annulla il contratto, perché era diventata ingestibile la possibilità di farlo là, tant'è vero che ci ha già fatto causa a tutti quelli che dovevano fare le manifestazioni, da quello dei droni, ha fatto causa alla mostra d'oltremare, chi li paga? Perché ostinatamente la mostra d'oltremare? È l'unico luogo, allora i manifestanti escono di là, sapendo che, come dire, la mostra non era più il luogo, e a quel punto invece subito dopo si ribadisce un'altra volta la mostra, quando era stato trovato anche un luogo alternativo. Vedete, da parte mia non c'è sta mai un attacco nei confronti di altri, anzi io mi sono messo nei panni dello Stato e l'abbiamo detto anche al Ministro. Noi comprendiamo che voi avete la necessità di dover garantire la manifestazione a Salvini, bene, noi non abbiamo mai detto, almeno la posizione dell'amministrazione, non possiamo consentirlo nella mostra, c'è un altro luogo che si può fare tranquillamente. Hanno voluto imporre là ed è stata un'altra cosa antipatica, perché certo non ha contribuito ad abbassare la tensione in città. Detto questo, magari gli scontri sarebbero stati comunque, magari ci sta gente che è andato là con l'idea, qualcuno, di fare comunque quello, insomma sono dinamiche che ci sono. Perciò io cercherei col vostro aiuto, insomma, di ricostruire in modo corretto le cose che sono andate, e vi assicuro che non sono state ore facili, e anche l'interlocuzione si è avuta con i massimi livelli del Viminale. Sindaco, senta, due domande. La prima: uno dei motti principali della Lega in questi anni è stato padroni a casa nostra. Lei pensa di aver interpretato questo motto nelle pratiche amministrative negli ultimi giorni, anche rispetto alla presenza di Salvini? Seconda domanda: Salvini è venuto a Napoli, ha detto che ci ritornerà, è venuto un po' a casa sua e di tutti i napoletani. Lei ha mai pensato di fare il contrario? Ma innanzitutto noi non siamo padroni. Noi siamo abitanti di questa città, e questa è una città rifugio, l'abbiamo detto tante volte. Noi chiaramente non possiamo, nei locali, nella nostra disponibilità, dare il benvenuto a chi ci odia, a chi è razzista
e chi dice che dobbiamo scomparire. Questo è evidente. Poi c'è una parte di città che ha reagito dicendo Salvini gli hanno dato un po' il daspo popolare, diciamo, una sorta di daspo popolare, e queste sono le dinamiche, insomma, appartengono ad altri. Io, siccome non credo nei confini e che nessuno possa escludere altri, ed è il motivo per cui non ho mai detto che Salvini non dovesse venire nella città rifugio e camminare nella città rifugio, io mi sento da questo punto di vista non solo un senza fissa dimora politico, ma anche una persona che può girare, e ho sempre girato. E poi c'è una profonda differenza tra me e Salvini, che mentre io ho un grande rispetto per i popoli del nord, perché io credo all'unità nelle diversità, non ce l'ho contro il nord, Salvini ce l'ha contro di noi, è una cosa ben diversa. Noi pratichiamo solidarietà, fratellanza, uguaglianza, amicizia, amore. Lui, il linguaggio di Salvini, insomma, non mi sembra né un linguaggio costituzionale né un linguaggio evangelico, mi sembra un linguaggio dell'egoismo. Cioè, a casa mia siamo padroni, qua non siamo padroni, siamo abitanti. Io faccio il sindaco per volontà popolare. Salvini che cosa fa? Il parlamentare europeo? Mi dicono che non ci sta mai il parlamento europeo. Sarà un parlamentare nominato? Altra cosa. Non è manco sindaco. Almeno il sindaco si è fatto eleggere dal proprio popolo e cerca con la, umilmente, con le sue capacità, con i suoi difetti e con i suoi errori, di fare l'amministratore della nostra città. Insomma, noi non ci abbiamo nulla da rimproverarci, spiace solamente per quelle immagini, solidarietà ovviamente a chi è stato coinvolto in quello, a chi è rimasto contuso, a chi ha subito violenze, è capitato a manifestanti, è capitato a giornalisti, è capitato a poliziotti. Come devo dirlo? Non ho capito, lo devo dire in napoletano, che il sindaco non è violento. Poi io capisco che si deve costruire, allora ecco perché mi pare Cavallo ha cominciato con la domanda, insomma, perché si continua, qual è l'obiettivo politico di questa vicenda? L'obiettivo politico che dà fastidio a Napoli autonoma, Napoli che sta riscattando il mezzogiorno, e forse dà fastidio anche che per la prima volta in politica c'è un sindaco che preferisce allearsi con il popolo, con i cittadini, con gli abitanti, con i movimenti, con i comitati, con la non violenza, così chiariamo un'altra volta, rispetto ai partiti tradizionali, che guarda caso, quando hanno l'obiettivo comune, che il sindaco di Napoli, vanno tutti insieme, anche quelli che sembrano diversi, ma che guarda caso su Salvini addirittura si vanno a mettere insieme, che è straordinario. Diciamo, ho avuto la capacità, di questo me ne prendo il demerito, non il merito, il demerito, di aver messo insieme tutti quanti su Salvini, tranne Emiliano, tranne qualcuno, che ci sono anche altre voci dissonanti. Poi c'è il De Luca Buono, c'è l'altro De Luca, io ho apprezzato molto Henry De Luca, che non smetterò mai di ringraziare, poi c'è l'altro De Luca, vabbè, che lo conosciamo. Quindi queste sono un pochino le cose. Noi andiamo avanti per la nostra strada. Ci tengo solo a una cosa, che chi sa le cose, e mi rivolgo al Ministro dell'Interno, si interrompa qua la spirale che può portare invece a una rottura istituzionale, non si tiri la corda. Perché questa è stata una vicenda che ha messo tutti in difficoltà nella gestione, messo in difficoltà l'amministrazione, messo in difficoltà la questura, messo in difficoltà la prefettura, ha messo in difficoltà il Ministero dell'Interno, e vi assicuro che c'è stata un'interlocuzione molto apprezzabile fino al momento della mostra oltremare, fino alla sera prima. Quindi adesso secondo me bisogna comprendere che dei momenti difficili ci possono stare, ognuno si fa le sue ragioni, ognuno fa i suoi ragionamenti, ognuno può pensare di aver fatto bene qualcosa e magari meno bene altro. Credo che questa cosa, come è stata fatta in queste ore anche da parte di alcuni che ricoprono ruoli istituzionali, di scaricare sul sindaco di Napoli e sulla città, è pericoloso. È pericoloso perché? Perché i fatti, non vorrei apparire presuntuoso, stanno dalla nostra parte. I fatti noi siamo in grado di documentarli con le carte e in grado di documentarli con le testimonianze, compreso quello che è accaduto fino alle ore 00:25 del sabato mattina, poco prima che si passasse tra la mezzanotte del venerdì e l'inizio del sabato mattina. Le interlocuzioni sono state a tutti i livelli, quindi questo non è che il sindaco sta scaricando la responsabilità a un altro, ma attenzione a scaricare la responsabilità su una persona che sull'ordine pubblico non c'entra assolutamente nulla, che è il sindaco di Napoli o come altri sindaci di tutte le altre parti. E affettuosamente a tutti gli altri miei amici che in queste ore anche vogliono criticarmi, come l'ex sindaco di Milano, che da sindaco dovrebbe sapere come stanno le cose, vorrei sapere dove ha letto
che io ho vietato a Salvini di fare la manifestazione. Io questa cosa non mi faccio capire. Vi pregherei di portarla correttamente questa cosa, perché altrimenti sembra veramente che il sindaco voleva vietare a Salvini di venire a Napoli e di fare una manifestazione. Questa è una cosa surreale. Invece noi andiamo orgogliosi del fatto che un luogo della nostra disponibilità non l'avevamo concesso. E vi dico di più, in sede di comitato, e poi mi fermo veramente, credo di aver detto tutto, il giorno prima era stata individuata anche un luogo in cui fare la manifestazione. Era un luogo complicato, quindi ci poteva stare, come dire, ma noi come facciamo in 24 ore a spostarci da Fuorirotta a Ponticelli, da Fuorirotta al Vomero, da Fuorirotta al Centro? No, era a 50 metri. Era stato individuato, ovviamente dai livelli tecnici, non dai livelli politici, quindi c'è stato il fatto che c'è stata, come dire, quella imposizione, dopo che c'era stata quella mediazione, questo è un passaggio delicato, i manifestanti che escono, e quindi, come dire, si raggiunge un obiettivo che all'interno di una struttura del comune, comunque riconducibile alla città, al comune, la manifestazione non si sarebbe fatta, non per ragioni politiche, perché noi ragioni politiche avevamo già dette, ma perché la questura e la prefettura avevano detto che si doveva fare là, la mostra d'oltremare dice che non si può più fare là, quindi viene meno, i manifestanti escono, mezz'ora dopo che sono usciti, no, si fa là. Questo è evidente che comunque in una giornata, in delle ore convulse, non ha aiutato. Di fronte alla possibilità di farlo in un altro posto, si è preferito alla fine, e qua spiace un poco, per carità, poi ognuno si assume le sue responsabilità, di aver preferito il capriccio di Salvini, Volpi e Cantalamessa rispetto al fatto che si poteva garantire, e lo Stato in questo, come dire, gli do atto che doveva garantire la manifestazione, capisco perfettamente queste posizioni, non ho mai messo in discussione, però quello avrebbe sicuramente, secondo me, aiutato la situazione, che si sarebbe potuta gestire sicuramente. Lo spostamento. Diciamo che gli organizzatori non si sono voluti spostare, perciò ho parlato di capriccio, e il Viminale a quel punto ha preferito, come dire, assecondare il capriccio degli organizzatori. Ci sarà, si costituirà parte civile il comune? Costruire parte civile? Come? Diversi parlamentari hanno chiesto di pagare a lei danni per a me. Lei ha pensato invece di costituire Salvini. Li pagherà Salvini. Se si darà un processo, li pagherà Salvini, che è lui che ha provocato evidentemente tutta l'azione. Noi siamo parte lesa, voglio essere ben chiaro. Quando ci sarà un processo, vediamo nei confronti di chi. Che il processo potrà essere nei confronti di un infiltrato, nei confronti di un terrorista, nei confronti di un povero Cristo, nei confronti. Vediamo. Quando ci sarà un processo, valuteremo. Ad oggi, se lei mi fa la domanda, noi siamo parte lesa nei confronti di Salvini, che è contro Napoli, per le provocazioni di Salvini, quindi tutti i danni che ha avuto Napoli per ora per noi sono riconducibili politicamente a Salvini. Giudiziariamente vedremo quando ci sarà un processo se costituirci o meno parte civile, perché noi teniamo la palla vetra, non sappiamo se ci sarà un processo, se non ci sta nessun processo. Processo, chiamiamolo così, tra virgolette, la dialettica politica è che se lei mi chiede, voi vi sentite parte lesa? Sì. Siamo stati danneggiati. Chi vi ha danneggiato? Salvini.